Due sconfitte, e questo il bilancio per le formazioni di basket e pallavolo della città di Cerignola. Nella tredicesima e ultima giornata di andata del campionato di Serie C regionale, la Diamond Foggia vince il derby sull'Olimpica Basket per 75 a 72, al termine di un derby certamente non spettacolare, ma che ha regalato comunque emozioni nell'ultima parte di gara. Bravissimi il duo foggiano Taylor Darrissi, un po' meno per quello giallo-blu Vanaggio Walker, anche se c'era qualche infortunio e qualche squalifica, certamente non è una giustificante. Per il campionato di Serie D regionale donne di pallavolo era in programma la dodicesima giornata e c'era attesa per la pallavolo Cerignola. Le ragazze Uxia guidate da Michele Valentino sono state sconfitte per 3-1 in casa dal Bitetto, con i parziali di 19-25, 22-25, 25-19 e 19-25. Due importanti sfide attendono le squadre di calcio della città di Cerignola nei campionati di loro competenza. Per l'Audace, nella sedicesima e penultima giornata di andata del campionato di prima categoria, l'importante sfida allo stadio Monterisi questo pomeriggio contro la Nuova Andria. I ragazzi, guidati da Massimo Gallo, sono reduci dalla bella vittoria ottenuta in Coppa Italia, 2-1 contro l'Omnia Bitonto. Tra l'altro il passaggio del turno è tutto da definire. Non è un periodo particolarmente fortunato per i ragazzi di Massimo Gallo, sebbene falcidiati dagli infortuni, stringono i denti per fronteggiare le insidie delle avversarie. Attesa anche per la Sportamania Cerignola, che nella sedicesima giornata del girone di andata affronta un'impegnativa trasferta contro la Carapellese. I ragazzi di Michele Schiavone, ancora delusi dopo il rinvio della gara contro il Vicari, cercheranno di onorare la maglia e quantomeno di tornare in vetta alla classifica. Due pareggi. Questi sono stati gli esiti dei due anticipi della 19ª ed ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. Si è cominciato con la gara delle 18 al Castellani tra Empoli ed Inter, che è finita 0-0. Non è stata una bella partita e di azioni degne ce ne sono state relativamente poche. La Roma invece ha rischiato di perdere al Barbera contro il Palermo. I rossoneri si erano portati in vantaggio dopo appena 2 minuti dall'inizio del primo tempo con una splendida rete di Dybala. Nella ripresa, intorno al 9º minuto, arriva il pareggio giallorosso con Andestro, sul punto di lasciare la società giallorossa, ma il direttore sportivo ha già fatto capire che cercherà di farlo trattenere. Altre sfide sono in programma nell'arco della giornata, a partire dall'anticipo di pranzo delle 12:30 con la trasferta del Napoli all'Olimpico contro la Lazio, mentre la Juventus in serata affronta il Verona. Nella lotta per il terzo posto, attesa per la Sampdoria impegnata nella trasferta di Parma, mentre la Fiorentina affronta il derby contro il Verona.